L'Assemblea straordinaria del Monte dei Paschi ha bocciato la proposta del Consiglio d'amministrazione di eseguire subito l'aumento di capitale da 3 miliardi che era già pronto con tanto di consorzio bancario di garanzia, mentre ha votato a grande maggioranza con l'82% dei sì la controproposta della Fondazione MPS, il primo azionista della banca, di far slittare almeno da metà maggio 2014 questo aumento, questa operazione che è obbligatoria. La fondazione aveva valide motivazioni dal punto di vista suo, perché se l'aumento fosse partito ora e non avendo i soldi per sottoscriverlo, si sarebbe trovata diluita a una soglia minima dentro la banca, quindi perdeva tutto il suo investimento, mentre il management aveva uguali opposti motivi per fare in fretta sfruttando la fase favorevole dei mercati. Ha vinto la linea della fondazione sicuramente per il vertice guidato da Alessandro Profumo e Fabrizio Viola è un passo falso perché si tratta di virtuale sfiducia, bisognerà vedere adesso se si tramuterà in dimissioni oppure no.